L1. Allora, cominciamo, lascio la parola al dottor Matteucci dell'EMC, Violenza Management Consulting, che ci espone i risultati di questa intervista. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Matteucci appunto e vi presento i risultati della prima intercalibrazione, primo esercizio di intercalibrazione sulle analisi granulometriche dei sedimenti. È un lavoro che ho portato avanti quando lavoravo al gruppo CSA, che è un laboratorio analitico di Rimini. Adesso lavoro in questa società dove si fanno consulenza, progettazione e innovazione nel campo ambientale. Questo esercizio nasce praticamente da un'idea, da una necessità soprattutto, venuta fuori durante l'ennesima elaborazione di dati con laboratori che avevano prodotto analisi granulometriche differenti. Come abbiamo visto prima, praticamente la granulometria ha una forte correlazione con la contaminazione, per cui è molto importante avere un'idea di che tipo di analisi tessiturale si sta trattando o meno, perché fondamentalmente una tessitura fine con degli elementi più alti potrebbero essere sostanzialmente la spia di un valore di fondo e non di una contaminazione. Detto tutto questo, insomma, in questa problematica che prima avete visto trattata e coniugata in diversi modi, ho proposto di fare un esercizio di intercalibrazione per andare a vedere quello che era un po' l'esperienza che mi ero fatto sul campo nel corso degli anni. Quindi ho parlato con alcuni amici e sostanzialmente abbiamo pianificato, organizzato un esercizio di intercalibrazione. Questi sono gli istituti che hanno partecipato e questi sono gli amici. Gli obiettivi dell'intercalibrazione erano tre principalmente: quello di coinvolgere il più alto numero di laboratori di analisi, sia di ricerca che di enti pubblici di ricerca, di università e di società private. Il secondo obiettivo era quello di analizzare campioni reali, perché uno dei problemi delle tessiture, delle analisi tessiturali, è che non esistono standard in matrice, cioè ci sono standard, ma sono standard artificiali e quindi non c'è una corrispondenza reale col mondo della matrice, in particolare della matrice sedimento. Il terzo era quello del confronto con dati provenienti da differenti strumenti e da differenti metodi analitici, come pretrattamento, come macchinari, eccetera. Per cui sostanzialmente ho pensato di dividere l'esercizio, il confronto fra laboratori in due esercizi. Il primo, spedivamo campioni di sedimento che dovevano essere analizzati tal quali, cioè con il metodo e il protocollo analitico del laboratorio che riceveva il sedimento. Il secondo esercizio invece era un po' più complesso ed era rivolto a quegli istituti, enti, compagnie, ARPA o agenzie per la protezione dell'ambiente già
suddividendoli in diverse classi definite e analizzarli con vari metodi, ma con delle specificità un po' più dettagliate che riguardavano anche il trattamento del campione, quindi l'utilizzo di ultrasuoni, l'utilizzo di disperdente, eccetera. Partendo così, diciamo così, proprio da una necessità e, come dicevo prima, con alcuni amici ci siamo trovati ad avere una risposta inaspettata, perché praticamente hanno partecipato 38 laboratori con più del 30% di partecipanti stranieri che andavano dal Giappone all'Olanda, al Portogallo, eccetera. E devo dire la verità che il marketing, come si potrebbe dire, dell'esercizio l'abbiamo fatto noi, mandando email agli amici, ai conoscenti, e questi a loro volta hanno promosso l'esercizio. E devo dire che abbiamo chiuso anche in ritardo le iscrizioni, eppure avendo chiuso abbiamo continuato a ricevere richieste di partecipazione, ma a un certo punto ci siamo dovuti fermare, insomma. Quindi questo è il quadro dei laboratori partecipanti: 38 per l'esercizio 1, quello più facile, 17 quello dell'esercizio 2, un po' più dove si scende un po' più nel dettaglio. La cosa bella, secondo noi, è che anche i partecipanti si sono distribuiti in modo abbastanza uniforme, perché abbiamo avuto 16 università, 6 società private, 7 agenzie per la protezione ambientale e 9 enti pubblici di ricerca. Questo è il dettaglio dei vari esercizi. L'unica cosa che vi voglio dire è che ovviamente l'esercizio 1 ha visto la partecipazione più ampia, mentre l'esercizio 2 ovviamente un po' più dettagliato ha visto la perdita di 6 agenzie per la protezione dell'ambiente e 10 università, passando a una percentuale di stranieri di circa un po' meno del 50% nell'esercizio 2. Campioni, dicevamo, campioni in matrice, non è stato facilissimo, anzi è stato un lavoro abbastanza complicato, perché gli obiettivi che ci volevano dare era 3 campioni con tessiture diverse e anche provenienti da aree mineralogiche diverse, per cui fondamentalmente abbiamo preso un campione nel Golfo di Oristano, un campione nella laguna di Venezia e un campione qua, scusate, e un campione a Cesenatico, nel nord Adriatico. Le province erano quarzo fosfatico per quel campione di Oristano, carbonatica per quello della laguna di Venezia e alluminio silicatica per quello davanti a Cesenatico. Ricordatevi S1, S2, S3, perché dopo verranno citati solo come S1, S2, S3. S1 granulometria più grossolana, S2 proveniente da Oristano, S2 tessitura intermedia siltosa proveniente dalla laguna di Venezia e argilloso siltosa per l'S3 proveniente da Cesenatico. Il campione è prelevato in quantità piuttosto grandi, è stato ovviamente omogenizzato, trattato con acqua ossigenata per eliminare la sostanza organica, è diviso in 4 parti, successivamente in 4 parti e successivamente ancora in 4 parti, fino ad arrivare a una quantità di ogni quarto
che fosse possibile trattare con un quartatore automatico, perché sostanzialmente si parlava di aliquote di circa 50 grammi a campione, ad aliquota. Le aliquote così suddivise sono state, che erano parecchie, sono state codificate con dei codici a barra per avere tutti i tracciati dei vari lotti, e praticamente sono stati prelevati per ogni campione 20 aliquote e analizzate con due tecniche diverse. Come parametro statistico di bontà della omogeneizzazione del campione è stato preso il coefficiente di variazione, che è dato dal rapporto fra deviazione standard sulla media. Se questo superava il 2%, dovevamo ritornare a quartarlo. Infatti è stato abbastanza brigoso, perché questa cosa qui non è sempre stata così immediata. Se era sotto al 2%, ci ritenevamo soddisfatti, e quindi mettevamo nei barattoli il campione e li spedivamo ai laboratori. Questo è il numero di laboratori che hanno fornito informazioni, e vediamo ad esempio che è molto variegato il mondo nella granulometria della tessitura, perché sabbia e fango, sabbia e pelite, come viene comunemente detto il fango, è stato dato da tutti i laboratori partecipanti. Se noi andiamo a vedere le all fraction, cioè tutte le frazioni, sono stati i laboratori in grado di dare tutte le frazioni, sono stato un numero decisamente inferiore, 23-27. Anche per l'esercizio 2, che era sostanzialmente quello un po' più raffinato e che chi partecipava doveva avere più competenza, ha visto alcune defiance soprattutto nella frazione inferiore ai 22.5 micron, che è una frazione sotto la quale il sedimento inizia ad avere delle forti componenti di coesione fra particelle, e quindi fondamentalmente ha un comportamento anche differente, sia da un punto di vista dell'aggregazione del contaminante, ad esempio, ma anche dell'idrodinamica. I tipi di strumenti utilizzati per l'esercizio 1 sono stati molto numerosi. Questi sono, diciamo così, riportati nell'elenco, che adesso non vi sto a ripetere, ma che sostanzialmente si possono inquadrare in 4 principi di misura, in 5 principi di misura. Perché il problema della tessitura è che se cambi tipologia di strumento cambia anche il principio della misura, che non vuol dire che è sbagliato uno piuttosto che l'altro, che è giusto uno piuttosto che l'altro, ma che in un qualche modo deve essere compresa e, come diceva prima il Presidente, deve essere armonizzato l'interpretazione, il processo di interpretazione e di confronto. Quindi qui abbiamo praticamente il principio a gravità, sedimentazione, quello con la legge di Stokes, diffrazione laser, al tempo di transizione e al conteggio delle particelle mediante elettroresistenza. Nell'esercizio 2 i laboratori erano in un numero inferiore, e ovviamente questi sono i tipi di strumenti utilizzati. Per quanto abbiamo avuto anche qui 4 principi di misura utilizzati dai diversi strumenti, e quindi dove siamo riusciti a fare un confronto.
è giusto un inciso, i due più in voga, come si vede da qui, sono quello per sedimentazione e quello per diffrazione laser, i due principi che sono commercialmente più in voga. Abbiamo sostanzialmente trattato i dati e ci siamo riferiti a quello che lo specialista che ci ha affiancato nell'elaborazione dei dati, cioè il professor Carlo Gaetan dell'Università di Venezia, ci ha consigliato, cioè attraverso l'utilizzo di una statistica robusta. Adesso non entro nel dettaglio perché sennò qui si rischia di far notte, però solo per darvi un inciso, noi potevamo utilizzare il metodo di dire il laboratorio di riferimento, che era il CSA, che aveva analizzato i 20 campioni con due tecniche diverse, con due principi di misura diverse, faceva da riferimento, da valore di riferimento, e tutti si confrontavano con loro, con questo valore di riferimento. Oppure la statistica robusta è stata quella di dire non esiste il valore vero, come sapete tutti purtroppo, e non esistendo il valore vero utilizziamo come valore di riferimento la mediana di tutti i laboratori, di tutti i risultati. Poi questo è in breve il calcolo, per arrivare a dare ad ogni laboratorio uno Z-score, cioè quello che viene utilizzato come scostamento dal valore di riferimento. Se era inferiore o uguale a 2, il risultato era soddisfacente, cioè accettabile. Se la misura era con uno Z-score fra 2 e 3 era considerata discutibile, se era maggiore di 3 era insoddisfacente. Questi sono i risultati dell'esercizio 1 dove sono riportati gli Z-score. Vedete, ci sono dei valori che arrivano anche sotto il 50% quando il valore di riferimento è quasi all'85-86%. Quindi sono dei valori che si discostano anche in modo importante, solo nella divisione fra sabbia e fango. Andando avanti, io adesso per questione di tempo scorro veloci questi risultati perché noi non dobbiamo dare la pagella del buono e del cattivo, anzi tutti hanno contribuito, devo dire, in modo quasi volontario, perché questo esercizio di intercalibrazione è stato un esercizio fatto su base volontaristica. E quindi ringrazio ancora le persone che si sono messe a disposizione. E questo è l'esercizio 2, questo è l'esercizio 2 dove si entra un po' più nel dettaglio e dove i laboratori sono più, diciamo così, esperti nel trattare questo tipo di matrice. Qui siamo nel trattamento della frazione inferiore a 250 micron, senza ultrasuoni, scusate, e qui con l'utilizzo di ultrasuoni. Gli ultrasuoni servono per disgregare le particelle e portarle a una dimensione fisica, più vicino alla dimensione fisica possibile. Qui siamo nell'inferiore 63. Qui inferiore a 22,5, arriviamo qui che forse è più comprensibile, dove sono riportati praticamente, si legge? Sì. In nero sono riportate praticamente le risposte soddisfacenti, in azzurro le risposte discutibili e in rosso le risposte non soddisfacenti.
Qui sono riportate per numero e qui per percentuale. La cosa che vi voglio far notare è che paradossalmente nel campione più semplice, cioè quello l'S1 con una tessitura più grossolana, i risultati insoddisfacenti sono stati di più, sono stati maggiori rispetto agli altri dove la frazione fine era più alta, sì. In totale comunque mi sembra che sia andato molto bene, l'84% di risposte soddisfacenti, il 4% di risposte discutibili e il 12% di risposte insufficienti. Nell'esercizio 2 paradossalmente, dove dovevano essere 100% di risultati soddisfacenti, abbiamo la stessa, più o meno la stessa situazione dell'esercizio 1, l'84% di soddisfacenti, l'8% di discutibili e l'8% di insoddisfacenti. La cosa che vi voglio far notare è solo questa, che il trattamento, perché la vedremo dopo nelle conclusioni, il trattamento con ultrasuoni prevede, ha avuto meno risposte insoddisfacenti rispetto a quello dove non c'erano gli ultrasuoni. Ricordatevi questa cosa perché la richiamerò nelle conclusioni. Per andare a capire meglio abbiamo approfondito la statistica utilizzando un'analisi multivariata della varianza, la MANOVA. Qui non so se si riesce a leggere, sono evidenziate le variabili che sono risultate significative, cioè avere un effetto significativo. Nella frazione maggiore dell'esercizio 1, la frazione maggiore di 63 micron è risultata significativamente influenzata dal tipo di campione e dal principio del metodo. Ovviamente non dall'uso di disperdenti e del trattamento ad ultrasuoni, perché è una frazione anche grossolana, però vabbè, adesso non entriamo in questo dettaglio. La frazione inferiore a 63 micron invece è risultata influenzata da il tipo di campione, l'uso del disperdente, il trattamento ad ultrasuoni e il principio del metodo. Il principio del metodo è quello che abbiamo visto prima per gravità, sedimentazione, diffrazione laser, eccetera. L'esercizio 2 invece è risultato per la frazione inferiore a 250 micron significativamente influenzato dal tipo di campione, l'uso del disperdente e il principio del metodo, mentre la frazione inferiore a 63 micron eppure quella del 22,5. Interessante, perché qui non è significativo il trattamento ad ultrasuoni. Probabilmente, ma questa cosa qui è una verifica tutta da fare, questa non significatività dipende dal fatto che ogni laboratorio poi utilizza gli ultrasuoni per tempi diversi, e quindi anche questo è una cosa di cui bisognerà tenerne conto, ha una sua importanza. Arrivo veloce alle conclusioni, le riepiloghiamo. La valutazione della performance dei laboratori è stata tendenzialmente soddisfacente, perché l'84% è risultata
dare delle risposte in linea con i parametri che abbiamo posizionato. L'analisi della varianza, la manovra, ha mostrato che il tipo di campione, il principio del metodo utilizzato, ha effetto significativo sulla variabilità dell'analisi in tutte le elaborazioni, per cui questa è una cosa che bisognerà sicuramente tenerne in conto. L'esercizio 1, abbiamo visto che è influenzato significativamente nella frazione inferiore a 63 micron dall'utilizzo degli ultrasuoni del disperdente, oltre che dal tipo di campione, dal principio del metodo, mentre nell'esercizio 2 abbiamo visto che è risultato significativamente influenzato da tutte le variabili prese in considerazione, tranne che dal trattamento con ultrasuoni. A questo probabilmente è legato, come dicevamo prima, al tempo di trattamento degli ultrasuoni, con gli ultrasuoni. Infatti, se vi ricordate quel grafico che vi avevo fatto vedere in precedenza, ecco questo, vediamo che le risposte non soddisfacenti sono più alte dove non c'è l'utilizzo degli ultrasuoni. Questi risultati suggeriscono quindi e confermano, come atteso, che la mineralogia, la setacciatura, l'utilizzo di acqua ossigenato, il tipo di disperdente, la durata del trattamento con ultrasuoni sono tutti fattori che devono essere tenuti in considerazione per una buona analisi. Dopodiché bisogna andare a vedere anche il tipo di strumento, il principio di misura. Tre considerazioni finali su IEGAS, che è appunto l'esercizio di intercalibrazione. I risultati che abbiamo avuto hanno permesso un ampio confronto fra laboratori che a tutt'oggi rappresenta un'esperienza unica che sarebbe auspicabile approfondire e sviluppare. Vi racconto questo aneddoto, io sono geologo e mi occupo di tessitura da un sacco di tempo, fin dalla laurea, che purtroppo per me è stata qualche anno fa, però ci sono, come dire, delle persone di riferimento nella bibliografia internazionale che pensi che non riuscirai mai a conoscere così, e a un certo punto, subito dopo che avevamo chiuso l'esercizio di intercalibrazione, mi telefona questo ricercatore, professore, che è McCabe, che ha scritto tantissimo sul comportamento idrodinamico delle particelle, dicendo che voleva partecipare, solo che io gli ho dovuto anche dire che non poteva partecipare, Alla prossima, alla prossima, perché come dicevo, la notizia rimbalzava e quindi ci siamo trovati, insomma, a dover tenere fuori molte persone. L'esperienza di IEGAS quindi ha avuto una risonanza internazionale, e poi l'altra cosa che secondo me sarebbe importante è quella di poter strutturare un circuito di intercalibrazione permanente. Magari non annuale, magari a cadenza diversa, però sostanzialmente questo andrebbe incontro a quello che è un po' il discorso che state portando avanti voi come sistema, quello di armonizzare, mi è piaciuta molto, infatti l'ho introdotta come parola, quella riportata dal presidente, di armonizzare e standardizzare sia i metodi che il pretrattamento dei campioni, perché questa è una cosa secondo me molto importante. Collaborazioni e ringraziamenti a persone che hanno aiutato nell'elaborazione, nello svolgimento, e al professor Gaetan, che in un qualche modo si è fatto carico delle nostre,
dei nostri dati da un punto di vista statistico con competenza e tanta pazienza anche. Grazie, grazie a tutti. Grazie Gabriele, grazie. Avremo modo poi di commentare tutto nella parte di discussione che seguirà. L'ultimo intervento di Maria Cerena. Metodologie e strumentazioni per l'analisi Salve a tutti, adesso entriamo nella parte pratica, diciamo, della questione analisi granulometriche. Andremo a vedere quella che è una panoramica degli strumenti maggiormente utilizzati per le analisi e poi, diciamo, abbiamo cercato, ovviamente non è esaustiva di tutti gli strumenti che ci sono in commercio, abbiamo preso in considerazione quelli che sono stati appunto utilizzati durante l'intercalibrazione e che comunque sono quelli principali. Quindi che cos'è, perché noi studiamo la granulometria? Perché la granulometria del sedimento vuol dire definire le dimensioni delle particelle che lo compongono e quindi lo andiamo in qualche modo a classificare. La classificazione più usata in un ambito internazionale nella sedimentologia è quella di Hadden-Wentworth. Qui vedete, abbiamo questa prima colonna dove ci sono per ogni classe intervallo granulometrico abbiamo una definizione precisa. E il Cranben ci ha aiutato, diciamo, ad avere un po' a facilitare i numerelli di queste classi in quanto ha introdotto il Phi e quindi noi abbiamo che ogni classe è identificata da due numeri interi in qualche modo. Abbiamo sia però numeri negativi e positivi. Quelli negativi sono quelli relativi alle frazioni più grossolane, perché ovviamente per la definizione del Phi, diciamo, vengono fuori i negativi, e quelli positivi sono invece relativi alle frazioni via sempre più fini. Le dimensioni dei granuli possiamo ridurle, diciamo, a quattro classi principali: quelli della ghiaia, che è tutto ciò che sta al di sopra dei 2 mm, la sabbia inclusa tra i 2 mm e i 63 micron, poi abbiamo il limo o silt, ma siamo in Italia, io lo chiamerei limo, tra 63 e 4 micron, e alla fine l'argilla, che è tutto ciò che sono le particelle che sono al di sotto dei 4 micron. Vediamo qual è l'approccio metodologico seguito per il nostro studio dei sedimenti. Abbiamo quindi tutta una parte relativa analitica e poi una parte diciamo di elaborazione di questi nostri dati, cioè che cosa ci facciamo con i risultati delle analisi granulometriche. L'analisi granulometrica, vedete, segue una serie di step. Abbiamo un pretrattamento, una separazione a 63 micron del nostro sedimento, quindi la formazione di due grosse frazioni, quella grossolana e quella fine, che poi ci porta alla costruzione della curva granulometrica, mentre per tutta la parte di elaborazione dei nostri dati abbiamo quindi la classificazione, quindi il nostro scopo è arrivare a classificare il sedimento con delle classificazioni che qui vi ho citato solo quelle più diciamo importanti. La determinazione dei parametri statistici che ci danno informazioni anche sull'ambiente di sedimentazione e anche l'analisi al microscopio della frazione maggiore dei 63 micron, perché questa analisi ci dà innanzitutto, ci dice quali sono i principali componenti, i minerali principali che compongono il nostro sedimento, ci dice se c'è presente una frazione bioplastica e anche l'eventuale presenza di granuli di origine antropica, che nel nostro caso, diciamo, purtroppo li ritroviamo molto spesso. Nello specifico, l'analisi granulometrica consiste quindi in un primo pretrattamento del campione, che è necessario per eliminare i sali e la sostanza organica, in quanto trattiamo sedimenti che provengono dall'ambiente marino e quindi abbiamo bisogno di eliminare queste, sia i sali che la sostanza organica, in quanto tendono ad aggregare le particelle e a farle flocculare, quindi in qualche modo, diciamo, falsificano la granulometria reale. E per fare questo laviamo il sedimento con una soluzione di perossido di idrogeno e acqua e successivamente anche solo con l'acqua semplice. Quindi il nostro sedimento viene separato a umido con un setaccio a maglia di 63 micron per avere la separazione quindi tra la frazione grossolana e quella fine, che poi andremo quindi ad analizzare separatamente, o in alcuni casi anche insieme, ora vedremo. L'analisi della frazione grossolana viene eseguita prevalentemente mediante setacciatura con l'utilizzo dei setacci, però possiamo anche utilizzare, diciamo, gli strumenti che noi utilizziamo anche per la frazione fine.
La frazione fine viene utilizzata quindi previa diciamo tramite gli strumenti che adesso vi andrò a, in qualche modo a spiegare, previa però quartatura, come avete visto diciamo nella presentazione precedente, che è molto importante quartare bene il nostro sedimento, e poi la parte diciamo decisa che noi scegliamo per andare a fare la nostra analisi viene dispersa in una soluzione contenente esametafosfato di sodio, che è un disperdente, serve proprio per mantenere le particelle disgregate. E oltre a questo ovviamente si fa anche l'analisi agli ultrasuoni, come abbiamo visto anche dagli esercizi di intercalibrazione. Quindi per la parte grossolana abbiamo detto la metodologia più utilizzata è quella dei setacci, quindi abbiamo questa serie di pila di setacci che sono messi uno sull'altro, ovviamente a maglia decrescente dal basso verso, giusto andando verso il basso, il passo diciamo tra un setaccio e l'altro è di mezzo fi. Questi setacci vengono messi su un setacciatore meccanico che vedete riportato in questa foto, e il setacciatore bascula e vibra e quindi favorisce il passaggio dei granuli da un setaccio all'altro. Alla fine che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questi singoli setacci, a pesare quello che è rimasto, il trattenuto all'interno di ogni setaccio, e poi ci serviranno per ricostruire quindi la curva granulometrica. Ora vedrete, per ogni strumento abbiamo fatto una tabella diciamo in cui abbiamo cercato anche di mettervi i costi di questi strumenti per renderci conto di quanto effettivamente costi poi fare un'analisi granulometrica proprio dal punto di vista dei soldi veri. E lo svantaggio diciamo dato da questa metodologia sta tutto nell'errore dell'operatore, perché se io prendo il setaccio e non lo svuoto con accuratezza mi potrei anche perdere una parte del mio sedimento, quindi è un errore legato proprio fisicamente a come l'analisi viene eseguita. Per tutto il resto ovviamente è uno di quelli più utilizzati, quindi ovviamente è molto valida. Però abbiamo detto che c'è anche la possibilità di analizzare la frazione grossolana tramite analisi strumentali, nel senso che gli strumenti che ci sono in commercio offrono diciamo, la possibilità di analizzare ampi range granulometrici. Ovviamente sta a noi poi decidere su che cosa vogliamo puntare. L'importante è che sia l'accuratezza ci sia sia nella frazione grossolana che nella frazione fine di analisi, in modo tale di avere una curva granulometrica ovviamente il più possibile veritiera e priva di buchi, diciamo, chiamiamoli così, nelle analisi. Quindi l'analisi della frazione fine, come abbiamo visto pure poco fa, può essere suddivisa, diciamo, gli strumenti si suddividono in base al principio di funzionamento su cui sono basati. Quindi avremo strumenti che utilizzano la sedimentazione, la diffrazione laser, il tempo di transizione, l'elettroresistenza e l'analisi d'immagine, che sono un po' diciamo, di ultima generazione. E un breve inciso ecco, su questa, che si basa sempre su questi due piccoli strumenti, che poi in realtà proprio chiamarli strumenti è un po' eccessivo, e usano sempre basati sulla sedimentazione, che sono il cilindro di sedimentazione e il densimetro, sono un po' diciamo venivano usati prevalentemente prima che ci fosse un grosso sviluppo degli attuali strumenti in uso, li citiamo soltanto perché hanno un costo molto contenuto, per cui siccome poi parleremo di strumenti invece con costi molto elevati, posso capire che in alcuni casi ovviamente possiamo anche utilizzare questi nel caso non possiamo permetterci in qualche modo l'acquisto di uno strumento più adeguato. Quindi iniziamo a parlare della nostra strumentazione. Uno tra i primi è sicuramente il sedigrafo a raggi X, è uno di quelli più utilizzati. Il principio di funzionamento si basa sempre sulla sedimentazione, quindi sulla legge di Stokes, che mi dice che delle particelle sedimenteranno di una certa dimensione, tenderanno a sedimentare con una velocità che rimane costante. Questa velocità ovviamente è direttamente proporzionale alla grandezza della particella stessa, quindi particelle più grosse sedimentano prima, quelle più fine sedimentano dopo. Si basa quindi su, abbiamo una sorgente di raggio X, una cella di misura e un detector. Nella cella di misura c'è ovviamente il nostro sedimento. Come funziona? Che il raggio X attraversa o è collimato in una banda sottile, molto orizzontale, molto sottile, attraversa la cella di misura, e quindi il detector vedrà che queste particelle, quando il raggio incontra la particella ovviamente non viene trasmesso tutto, c'è
c'è una certa impedenza, e quindi ovviamente il software dello strumento mi trasforma tutti questi dati, inclusi anche la densità del nostro sedimento, in dati di granulometria, quindi io so esattamente le dimensioni delle particelle in quella soluzione. E lo strumento ha un ampio range di misura, buona riproducibilità e affidabilità, e a suo svantaggio ci sono i tempi un po' lunghi di misura, in quanto ogni analisi va sui 24-25 minuti, e il costo, ovviamente cominciamo a parlare di cifre importanti, sui 60.000 euro. Passiamo invece al gruppo che utilizza la diffrazione laser. Qui abbiamo molti strumenti, granulometro, master sizer, digisizer e Kalter LS, ovviamente ognuno sono di una casa diversa. Il principio però su cui si basano è lo stesso, è il principio della diffrazione della luce, ovvero che le particelle di una certa grandezza diffraggono la luce con un angolo che è noto e che aumenta al diminuire delle particelle. Quindi vedete che qui particelle più piccole formeranno angoli di diffrazione maggiore e quelle più grandi degli angoli minori. Lo strumento ovviamente ha una sorgente laser, anche in questo caso una cella di misura, e i detector dove io rilevo appunto questi angoli di diffrazione. La diffrazione è descritta dalle teorie di Fraunhofer e Mie, ed entrambi che cosa esprimono? Che la grandezza delle particelle viene espressa in termini di diametro equivalente, cioè una particella di forma sferica di uguale volume. Questo è importante perché tutti gli strumenti fanno delle approssimazioni, ovviamente, e tendono ad approssimare le particelle reali a particelle sferiche. Quindi comunque in ogni caso noi la reale condizione del sedimento effettivamente non ce l'abbiamo. Abbiamo delle approssimazioni che però abbiamo visto sono tutte allo stesso modo valide. Cominciamo un po' con questi sono due degli strumenti a diffrazione laser, il granulometro laser e il master sizer. Possiamo dire che le caratteristiche principali di tutti questi strumenti laser sono che per funzionare hanno bisogno di piccole quantità di sedimento, ma proprio perché le quantità sono molto piccole è necessaria un'accurata quartatura del campione, perché il campione che io vado ad analizzare deve essere rappresentativo di tutto il sedimento. Comunque sono tutti hanno una buona riproducibilità e affidabilità. I costi qui ovviamente cominciamo a salire, perché tra questi due, anche quelli successivi che sono il Digisizer e il Kalter LS, passiamo dai 65.000 fino ai 100.000 euro. E ovviamente che cos'è che aumenta tanto i costi? La possibilità anche di avere molti accessori, perché per esempio nel caso del granulometro laser, dell'FKV, per avere analizzare un ampio range granulometrico devo cambiare delle lenti, cioè io ho una serie di lenti, quindi più lenti acquisto ovviamente maggiore sarà il costo dello strumento. In alcuni casi alcuni strumenti hanno anche la possibilità di avere un analizzatore della forma delle particelle. Passiamo ora ad un altro tipo di strumento, che è il Galai, che utilizza quello che si chiama il tempo di transizione. È basato sempre su un raggio laser, però un raggio laser rotante che scansiona le particelle che sono presenti nella cella di misura, e in base al tempo richiesto per scansionare queste particelle, questo tempo viene trasformato poi in grandezza delle particelle stesse. Lo strumento ha anche un canale video che misura anche in questo caso la forma delle particelle. Si è visto in letteratura che ci possono avere delle discrepanze nelle misurazioni a seconda di come il sedimento viene introdotto nello strumento stesso, ma in ogni caso è sempre valido come strumentazione. Poi abbiamo il Kalter Counter, che utilizza quindi un altro sistema, cioè l'elettroresistenza, ovvero si ha una variazione di tensione provocata proprio da questi granuli che sono immersi in una soluzione elettrolitica, vengono fatti passare attraverso un foro di piccole dimensioni, e quindi questo passaggio, il passaggio della particella, provoca una variazione uno spostamento del volume di questa soluzione elettrolitica, e tutta questa serie di impulsi viene trasformata sempre dal software dello strumento in grandezza appunto delle particelle stesse. Anche in questo caso però, se io voglio analizzare più range di misura, quindi non solo
al fine, ma andare anche in quello un po' più grossolano, avrò la necessità ovviamente di cambiare questi forellini, diciamo, attraverso il quale faccio passare il mio sedimento. E una cosa che è valida per tutti gli strumenti è che tutti gli strumenti hanno un software dedicato che quindi si trasforma tutti i dati che calcolano in dati, diciamo, granulometrici. In alcuni casi però, come nel caso ad esempio del sedigrafo, il sedigrafo ce l'ha integrata, possiamo integrare la porzione grossolana ricavata con l'analisi ai setacci all'interno proprio del software dello strumento. In altri casi invece siamo costretti, se abbiamo diciamo solo un'ottica e decidiamo di analizzare la parte grossolana con i setacci, dobbiamo comunque integrare in qualche modo i due dati e quindi avremo necessità di creare un software apposito per l'integrazione dei dati. Infine parliamo appunto degli strumenti di ultima generazione, che sono quelli che utilizzano le immagini, e non solo in questo caso abbiamo l'opportunità di avere non solo un'analisi quindi delle dimensioni delle particelle, ma anche la forma delle particelle stesse. E, in questo caso specifico il detector di misura è in grado di scansionare, ha una scansione fotografica fino a 500 frame al secondo, quindi io praticamente ho proprio la figura passo passo di tutti i miei sedimenti che sono nella cella di misura. Ahimè il costo, come potete vedere, è molto elevato, perché siamo oltre i 100.000 euro. E in ogni caso il range, vedete, ha un range altissimo, da un micron fino a 30.000 micron, e a seconda del nostro range di misura avremo ovviamente i sistemi dove noi andremo a mettere il sedimento, che saranno a umido nel caso delle porzioni più fini e possono essere invece a secco nel caso di quelle grossolane, più grossolane. Alla fine quindi a che cosa ci serve la nostra analisi granulometrica? A classificare i sedimenti. Qui vedete due delle classificazioni più utilizzate. Abbiamo quella di Shepard, che è una classificazione ternaria, quindi alla fine avremo, diciamo, la rappresentazione del nostro sedimento sotto forma di proporzione tra sabbia, limo e argilla. Nel caso in cui sia presente la ghiaia, possiamo utilizzare anche uno Shepard modificato, in cui uno dei vertici ci sia la ghiaia e nell'altro la sabbia e la pelite, e anche se poi in realtà ci sono anche altre classificazioni come quelle di Folk, e poi abbiamo la classificazione di nota, che in realtà è una classificazione binaria, quindi ci dà soltanto diciamo la percentuale tra la sabbia e la pelite. Ovviamente è molto più esaustiva quella di Shepard, per questo diciamo si tende a proporre sempre di più l'analisi della frazione tra limo, della frazione pelitica, quindi la suddivisione in frazione limosa e argillosa. E altre cose, diciamo, che vanno a costituire quello che è una diciamo la classificazione, la rappresentazione del nostro sedimento, e sono la determinazione dei parametri statistici, che ci danno indicazione sull'ambiente sedimentario dove si sedimentano i nostri sedimenti, quindi oddio, tutto un ritorno di sedimento qui. E la determinazione dei parametri statistici, inoltre consigliamo anche sempre di effettuare le osservazioni al microscopio, ovviamente in riferimento alla frazione superiore ai 63 micron, in quanto abbiamo quindi, come abbiamo già detto, delle informazioni extra ovvero noi riusciamo a capire quindi di che cosa è fatto effettivamente questo sedimento, lo vediamo a occhio nudo, quindi soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali granuli di origine antropica, come vedete in questo caso c'è un esempio, la presenza di granuli di carbone, riusciamo a individuare la presenza della frazione bioclastica, quindi a vedere se il sedimento è costituito diciamo in alcuni casi può essere costituito prevalentemente da bioclasti, e mentre in questo caso possiamo vedere quelli che sono i minerali che costituiscono il nostro sedimento, i minerali principali ovviamente. Quindi i nostri dati verranno rappresentati in forma diciamo di curve granulometriche. Abbiamo sia la curva di frequenza relativa o gli istogrammi, come in questo caso, e la curva cumulata dalla quale possiamo ricavare i percentili che ci consentono di risalire ai parametri statistici.
E infine tutte queste informazioni vengono inserite in una scheda riassuntiva del campione, in cui vengono riportate tutte quelle che sono le informazioni del campione stesso, quindi la sigla, l'area di prelievo, la profondità, il livello di campionamento nel caso per esempio di carote, di carotaggi, le classi principali granulometriche, i parametri statistici, la classificazione, quindi in questo caso tutte e due le classificazioni di Shepard e di Nota, l'istogramma di frequenza semplice e la curva cumulata, e tutte le osservazioni eseguite al microscopio. Io avrei anche fatto. Grazie Maria, grazie. Prego. Per la presentazione anche a te, si parla anche di te, e ora abbiamo un po' di spazio per la discussione, e quindi io passerei a chiedere chi vuole chiedere approfondimenti, osservazioni. Prego, abbiamo solo una difficoltà, non abbiamo un microfono. Buongiorno, sono Paolo De Zorzi del Servizio di Meteorologia Ambientale di ISPRA. Ringrazio i colleghi che hanno aperto un mondo di insegnanti dal punto di vista granulometrico, è un mondo del tutto sconosciuto. Meno sconosciuto è il mondo relativo invece alla parte che riguarda confronti interlaboratorio, prove valutative e quant'altro. Quindi diciamo adesso ho una domanda e una considerazione da fare rispetto a questo tema. Abbiamo visto adesso alcuni dati portati nel tecnico. Omogeneità: noi sappiamo che tutte quante le occasioni in cui si fa una prova valutativa, l'aspetto essenziale è il materiale che viene messo a disposizione dei laboratori, e quindi quali sono le caratteristiche di omogeneità. Non parliamo di stabilità in questo caso per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo, granulometriche, ma di omogeneità certamente. E quindi le valutazioni che poi vengono fatte successivamente sulle prestazioni, in questo caso anche sull'analisi statistica successiva sugli effetti dei diversi trattamenti che hanno sui risultati ottenuti, non possono prescindere appunto dal rapporto che si ha con l'omogeneità. La domanda è stata tenuto conto di quanto l'omogeneità così valutata, adesso ben citato un 2% in termini di coefficiente di variazione, non so su che parametri viene calcolato questo 2%, su qualche classe granulometrica o su tutte le classi granulometriche, su questo ovviamente non so, e se è stato tenuto conto di questo. Sullo Z-score c'è ovviamente certamente lo scostamento tra i risultati dei laboratori, e poi ci deve essere uno scarto tipo nell'equazione dello Z-score, che è l'obiettivo, cioè che è la variabilità che viene ritenuta accettabile per poi attribuire quel 2 o 3 o 1 meno di 1 della valutazione dei punteggi della Z-score. E volevo sapere se su quello appunto c'era qualche informazione in più. E ovviamente sì, i dati adesso io poi non è che non riuscivo bene a vedere gli spostamenti, ma reputo ovviamente ogni esercizio, soprattutto poi se questo è il primo esercizio di prova di confronto interlaboratorio sul tema, quindi assolutamente benvenuto, c'è una sete di informazioni su le diverse prestazioni che i laboratori possono avere di fronte a una qualunque tipo di misura per capire e confrontare i dati ambientali in un ambito ampio, di territorio nazionale o territorio internazionale. Ai colleghi di ISPRA e delle ARPA presenti ricordo, questo semplicemente perché sono gli strumenti per noi comuni e che dobbiamo condividere, l'ha accennato l'ingegner Cirillo precedentemente, il sistema nel suo complesso con ISPRA organizza confronti anche interlaboratorio dal 2000, non in ambito di granulometria ma su altri misurandi tipo chimico, ecotossicologico, biologico, e quindi insomma siamo ben consapevoli di quanto è importante questo tipo di attività per favorire l'armonizzazione dei metodi di misura nell'ambito del sistema nazionale di protezione ambientale, quanto sia utile per qualificare i risultati dei laboratori che vengono
sono dei laboratori che vengono utilizzati nelle attività di controllo e di monitoraggio ambientale. Questo volevo semplicemente un'informazione, diciamo, aggiuntiva, anche, diciamo, foriera di collaborazione nell'ambito del sistema nazionale della protezione ambientale da tenere in conto. Tutto qua. Grazie. Gabriele, per dare la prima parte del... Sì, io ho fatto vedere in quanto tecnico del dato granulometrico mi sono dilungato pochissimo e anzi mi sembrava di averlo fatto in modo anche eccessivo sulla parte di formule di trattamento statistico, perché ci sono dei protocolli che abbiamo stabilito insieme, perché devo dire la verità che è stato più facile ricevere i campioni e analizzare noi i dati come eravamo abituati che iniziare a parlare con il professor Gaetan, statistico di professione. Non è stato facile capirci. E quindi c'è tutto un protocollo di dettaglio di cui ne possiamo parlare dopo, perché credo che al di là di pochi esperti non è il luogo, insomma, ne possiamo parlare dopo. Grazie per la cosa. Relativamente all'omogenizzazione del campione, noi abbiamo preso indicazione che ho spiegato velocemente, però più o meno considerando che c'erano un centinaio di aliquote per campione, ne abbiamo prese 20 perché ritenevamo significativo anche come supporto di Gaetan su questa cosa qui, che dopo ovviamente ha preso in considerazione nelle elaborazioni statistiche. Il CV era fatto su ogni frazione granulometrica. Non so se ho risposto in modo... Prego. Elena, magari sulle considerazioni che il collega faceva anche in relazione a sviluppi futuri nel quadro dell'SMPA. Allora, come come ha detto Gabriele, quando all'inizio della sua presentazione, questo circuito è nato un po' per casualmente, nel senso che era veramente una difficoltà per quanto riguardava il dato granulometrico, cioè abituati, diciamo, in pochi ad avere, diciamo, una esperienza abbastanza lunga sulle analisi granulometriche, però poi in realtà dovremmo partire proprio da come viene raccolto il campione, come viene preparato, come viene... E sappiamo tutti che non ci sono delle metodiche ufficiali per la parte granulometrica, ci sono chiamiamoli suggerimenti. Quindi, diciamo, questo circuito è nato proprio con l'obiettivo di cercare di ragionare rispetto agli operatori del settore, quindi come veniva fuori. In particolare, sempre nell'ambito del sistema nazionale e degli obiettivi di questo piano triennale 2014-2016, c'è un gruppo di lavoro che si sta occupando proprio di linee guida, e alla luce della quale, diciamo, di questo gruppo di lavoro è emersa, diciamo, una mancanza da parte di molte agenzie proprio della conoscenza relativamente a questo tipo di analisi. Quindi sono due cose che sono andate un po' in parallelo, cioè per noi è stata un'ottima esperienza, per noi era il nostro campo e la nostra materia. Non aveva, diciamo, nessuna, perlomeno quando abbiamo cominciato, nessuna, diciamo, fantasia di diventare forse neanche la cosa, diciamo, così importante che è diventata. Però sicuramente pone a posto tutta una serie di ulteriori interrogativi, motivo per cui sarebbe importante continuare, e, diciamo, può essere utile per il sistema per, diciamo, mettere a frutto quella che è stata la nostra esperienza nella definizione di queste nuove linee guida che comunque servono. Per cui sostanzialmente, diciamo, è questo, chiaramente è una base di partenza. Questo convegno, questo workshop ha voluto essere anche una forma di condivisione delle nostre conoscenze nell'ambito del sistema su quello che è un parametro che, diciamo, fino a un po' di tempo fa era poco considerato e questo invece secondo noi è molto importante.
interventi? No, non mi dite che ci fermiamo qua. Professor Chiocci, Università di Roma. Massimo. No, non abbiamo provato. No. Ok. Intanto innanzitutto un grazie per questo convegno, penso che vada a onore in generale della comunità di chi si occupa di sedimenti, il fatto di fare un tentativo di omogenizzare i metodi di misura, che è un presupposto per qualsiasi comunità scientifica, quindi immagino già l'hanno fatto in tanti, ma io mi associo molto volentieri, quindi mi congratulo con Elena, con Matteucci per l'iniziativa. E avrei alcune cose specifiche che però forse magari sono tecniche, tipo mi piacerebbe capire i differenti strumenti, visto che si basano su differenti principi fisici, quali sono poi dopo in termini di performance, se le performance al di là della qualità dei laboratori non sono anche in qualche maniera affette dal tipo di strumento che ci deve, che non ci deve un problema di metodo, e anche forse la valutazione costi-benefici su alcuni, adesso la estremizzo un po', ma un cilindro di sedimentazione se mi costa qualche centinaio di euro rispetto ad uno strumento che mi costa 100.000 euro o più, non è che poi per caso mi dà una precisione della misura tale per cui forse alla fine mi conviene fare molte più misure col cilindro a parità di costo rispetto a farne di meno con in funzione degli scopi che posso avere. Quindi forse anche questa sarebbe un'analisi che andrebbe fatta. In qualche maniera però quello su cui volevo attirare la vostra attenzione e stimolare la discussione è tutto quanto quello che sta prima dell'analisi granulometrica e della definizione della precisione del sistema. Mi spiego, io sono un geologo marino, vado a mare e faccio misure. Molto sono rimasto sorpreso dal fatto che noi facciamo misure fantastiche a mezzo fi di risoluzione su sedimenti che molto spesso sono presi da una bennata, presi da uno studente, un ricercatore, un qualcuno che va lì con una paletta e prende una parte della bennata rispetto all'altra, che poi molto spesso si vede che è già disomogenea in partenza. Oppure andiamo col rov sul fondale, una zona che abbiamo dragato per scopi di ripascimento, già vediamo che c'è una grande variabilità, la benna scende dove scende, acchiappa un sedimento, acchiappa un altro. Perché noi ci sforziamo tantissimo di fare una cosa in cui è fondamentale, questo non è che inficia la parte di analisi, però la cosa che voglio dire è che molto spesso c'è uno sforzo enorme in una risoluzione grandissima in un sistema naturale che molto spesso ha una variabilità che è molto grossa. Quindi in qualche maniera questa attenzione verso la parte di analisi granulometrica andrebbe accoppiata con una parte che secondo me molto spesso è sottaciuta, per cui rischiamo di avere un mirino di altissima precisione che neanche i cecchini più raffinati hanno per sparare con una fionda, nel senso che il nostro sistema in maniera non appropriata, e quindi in qualche maniera il mirino andrebbe calibrato rispetto alla qualità della fionda. E io dividerei in due aspetti: una parte è la variabilità naturale, già semplicemente su una forma di fondo, se noi prendiamo la cresta o il ventre già ci sono due sedimenti diversi, se andiamo in zone con sedimentazioni bioclassiche abbiamo visto che se andiamo vicini o lontani rispetto a un affioramento di roccia posso avere sedimenti diversi, con l'idrodinamismo posso avere delle chiazze già così a prescindere, poi in verticale molto spesso posso avere il sedimento superficiale e il sedimento più profondo. Che cosa non so, i metodi di campionamento lo prendo col box scorer, con la benna, col carotiere, sappiamo che ognuno di questi dilava di più o di meno, e poi veramente il metodo di campionamento, molto spesso lo sappiamo noi laggiù, ci sono delle persone che hanno fatto la campagna con me, uno va a prendere il sedimento a seconda se prende anche l'acquetta sporca che sta col sedimento, che però vuol dire la parte fine, oppure no, prende solamente il nucleo della bennata, che è solamente la parte che non è stata dilavata, magari gli escono fuori cose diverse. Era solamente per dire che questa attività è fondamentale, perché la misura deve essere certo di che cosa significa, però che poi c'è bisogno sempre di capire che questo molto spesso sta analizzando un sedimento che ha invece una sua variabilità, che è tutto un altro argomento che andrebbe affrontato. Contributo alla discussione.
Vuole alimentare il contributo alla discussione? Allora, io posso rispondere per quest'ultima parte, che concordo con il professor Chiocci e che è sicuramente, diciamo, uno degli elementi importanti. E, chiaramente noi, diciamo, adesso ci siamo focalizzati sulla parte analitica di laboratorio, ma chiaramente va associata alla parte proprio di preparazione del campione e chiaramente di strumentazione che vado ad utilizzare e deve essere necessariamente funzionare al tipo di indagine che vuole fare, quindi ad avere una conoscenza dell'area, una strategia di campionamento idonea e quindi ad una rappresentatività di quell'area che sto andando a caratterizzare, quindi diciamo non avrò mai un campione spot preso magari con la penna come capita secondo il gruppo eccetera. Su questo cerchiamo di essere sempre abbastanza, diciamo, esigenti, per cui colgo magari l'occasione di, diciamo, di citare insieme a queste linee guida come sistema nazionale stiamo predisponendo anche delle linee guida proprio per le metodologie di campionamento che devono essere chiaramente funzionali ed eseguite in funzione dell'obiettivo dell'indagine. Chiaramente se vado a lavorare su sedimenti superficiali e voglio avere una certa rappresentatività dovrò tenere conto di determinati aspetti e lo stesso preparazione del campione necessita di un'attenzione particolare, per cui sono tutti, diciamo, piccoli tasselli che si mettono insieme in tutta questa parte. Poi chiaramente nel momento in cui il campione è preso bene l'analisi, diciamo, deve essere fatta perfettamente. Allo stesso modo dipende anche dall'obiettivo dell'indagine, perché se non ho necessità, cioè se ho bisogno, diciamo, di uno screening veloce, posso fare magari anche una semplice setacciatura grosso fine e come l'ho preso va bene, come magari invece tener conto se ho magari dei calotaggi dove vado a campionare centimetro per centimetro, mi interessa, diciamo, essere maggiormente dettagliato e quindi sicuramente voglio fare il mio cubo termometrico, voglio analizzarmi, diciamo, fino all'ultimo, diciamo, granello di sedimento che costituisce il campione. Sono, diciamo, cose che sono chiaramente funzionali al tipo di indagine che andiamo a fare. Elena, scusa. Sì, io proprio, diciamo, volevo aggiungere che quello che ha detto il professore è sacrosanto, ovviamente questo vale per tutti i tipi di analisi, a maggior ragione per le analisi chimiche, dove è notorio che la parte di campionamento è il 90% dell'errore che poi, diciamo, contribuisce almeno con un 90%, proprio perché sul discorso analitico siamo andati così nel dettaglio, no? Così come diceva giustamente, no? Prima tu, minuziosi, cioè, per cui veramente quello contribuisce quasi in minima parte e il grosso sta sul campionamento ed è il motivo per cui proprio all'interno del, diciamo, di questo gruppo del SNPA non solo abbiamo ritenuto che fosse importante diciamo redigere una linea guida relativa ai metodi di analisi chimica, una relativa ai metodi di analisi granulometrica e una relativa proprio appunto ai metodi di campionamento, perché in realtà poi è la base sopra la quale poi possiamo mettere le analisi granulometriche e le analisi chimiche, quindi diciamo questo era proprio per confermare assolutamente che l'osservazione che hai fatto è sacrosanta e lo sappiamo bene, insomma. Quindi no, si sente. Sì. Questo probabilmente non risolve tutti i problemi, perché se c'è una penna che ti lava al fine devi laverarci tante volte, però questo, diciamo, è il problema di capire se è un sedimento che è molto omogeneo oppure se è una variabilità per cui semplicemente a seconda di dove casca la penna, non lo so, cioè, trovare delle strategie pure prendendo la prestito da altre discipline che ci permettano magari, che so, a campione di capire o di quantificare questa variabilità. Come utente è quello che vedo di più, cioè vedo che molto, facciamo tantissimo sforzo, però già sappiamo che a seconda di completare già sarebbero venuti i risultati sbagliati. Allora,
un po' come spreco. Allora, per quanto, diciamo, opinione personale un po' sulla base delle esperienze che vengono fatte in campo. E il discorso, diciamo, del campionamento è importante, ma a quel punto, diciamo, io per formazione mia preferirei avere un dato puntuale in più punti e a quel punto poi ho, diciamo, dei valori che posso, diciamo, prendere in considerazione tutti insieme, piuttosto che un valore mediato. Lo stesso motivo per cui magari io non preferirei la penna, perché c'è tutta una serie di problemi legati al campionamento e quindi poi prova la rappresentatività del campione, perché potrebbe essere dilavata, potrebbe perdersi una parte delle aliquote, potrebbe, diciamo, campionare in maniera, diciamo, disomogenea rispetto all'andamento del fondale, quindi quello che tiri fuori potrebbe non essere rappresentativo di quello che ti stai cercando. Però magari avere più punti, diciamo, singoli su cui io sono sicura, magari non so, campionando con un box scorer, piuttosto che, cioè, qualcosa che mi dà più certezza del punto che sto andando a campionare in più punti, mi dà magari lo stesso tipo di informazione che non magari se io faccio una replica che però non so dove la sto, che cosa sto prendendo per quello. O chiaramente dipende poi che tipo di indagine voglio fare sostanzialmente, che magari può interessarmi, diciamo, avere un valore medio, un'idea media, quindi a quel punto uno o tre repliche tanto non mi cambia secondo me il risultato. Se invece voglio, diciamo, una caratterizzazione di dettaglio, magari mi faccio un campionamento un po' più di dettaglio, puntuale, mi vedo, mi faccio le mie punte stratigrafiche, mi vedo come mi varia, diciamo, il sedimento e poi faccio le considerazioni, diciamo, proprio dal punto di vista geografico, quindi rispetto al punto e alle conoscenze legate a sedimentazione, circolazione, diciamo, più parametri che ho parlato prima, come, diciamo, interagirli con la parte, diciamo, di grano medio. Opinione mia. Prego, dottoressa Darvi, direttore tecnico dell'Alta Liguria. Uno degli elementi di cui noi comunque teniamo conto, dobbiamo tener conto, e questo non è sempre esplicitato, è che noi in qualche modo, il nostro obiettivo, come dire, non è la ricerca sul metodo, ma è il risultato, cioè la capacità di fornire al decisore piuttosto che al valutatore, piuttosto che al pianificatore, gli elementi di conoscenza. Allora la nostra è una ricerca molto finalizzata, cioè dire, nelle nostre discussioni io credo che dobbiamo sempre avere presente che il nostro obiettivo è, come dire, dare il dato migliore nelle condizioni migliori possibili. Una delle grandi difficoltà che abbiamo incontrato come sistema da sempre è che a volte ci siamo trovati a dover fare delle analisi con metodiche o con strumenti che erano stati individuati da un soggetto che non aveva questo obiettivo e che magari aveva individuato la miglior tecnologia possibile e il miglior metodo possibile, che però poi noi non eravamo in grado di applicare perché il campionamento non era possibile in quei termini, perché comunque le risorse a disposizione erano altre, perché comunque magari non tutti hanno la benda che può andare a 100 metri, voglio dire. E allora io credo che noi abbiamo questo elemento in più che in qualche modo deve essere presente nella nostra discussione, perché in qualche modo noi andiamo a ricercare e a discutere insieme su, come dire, come trasformare il numero migliore possibile in un dato utilizzabile dal nostro paese per la pianificazione e la progettazione, perché noi non dobbiamo dimenticare che con la 132 in qualche modo si dice che l'unico soggetto abilitato a fornire dati nel nostro paese ai soggetti istituzionali è il sistema. Quindi significa che i dati da utilizzarsi per la pianificazione e la programmazione dal 14 di gennaio sono solo ed esclusivamente quelli prodotti dal sistema. Allora noi da questo punto di vista, anche nel momento in cui discutiamo su qual è l'analisi granulometrica da fare, dobbiamo avere presente che stiamo discutendo sul
che tipo di dato alla fine, che tipo di informazione noi siamo in grado di fornire in modo che possa essere utilizzato. Per cui, come dire, da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo a volte un po', come dire, calibrare la nostra ricerca, perché poi siamo tutti tecnici e quindi ci appassioniamo di quello che stiamo facendo, per cui poi ci viene voglia di fare comunque la cosa migliore possibile, la cosa più approfondente possibile. E però io credo che dobbiamo sempre in qualche modo un po' autolimitarci, da questo punto di vista costruire un rapporto nuovo con tutta la struttura di ricerca vera, sì. Università, CNR, nel senso che come dire, noi abbiamo un compito specifico del quale ci occupiamo e di quale abbiamo la competenza per occuparci. Tutte le parti collaterali, le parti di approfondimento invece possono diventare oggetto di stimolo per un mondo della ricerca che non ha la stessa funzione, non ha la funzione immediata di fornire il dato per la pianificazione, ha magari la funzione di conoscere meglio il problema, affrontare il sistema, avere altre informazioni. Io credo che in questo senso la sinergia tra noi e il mondo della ricerca vera, come dire, potrebbe diventare molto più efficace sia per noi che per loro. Come dire, molto spesso noi ci siamo trovati a ragionare con colleghi universitari che magari, come dire, ci ponevano il problema del campionamento, che è un problema che nel nostro sistema, cioè, è da sempre che ce lo poniamo. È chiaro che un campione fatto di modo diverso ci dà un risultato diverso, nel momento in cui noi poi magari andiamo a dare i risultati perché vengono utilizzati, se non abbiamo questa consapevolezza non abbiamo fatto il nostro mestiere. Però voglio dire, proprio perché è stimolante, proprio per questo, perché in realtà, come dire, ci deve essere una contaminazione reciproca, ma perché ci possa essere dobbiamo aver chiaro, molto chiaro, qual è il nostro obiettivo. E allora a quel punto riusciamo a costruire e a crescere di più tutti insieme, se no rischiamo ogni tanto di sbandare, perché magari, proprio perché, come dire, la nostra passione è quello che facciamo, magari tendiamo, come dire, a esagerare nell'approfondire alcuni aspetti senza rendere conto che poi noi dobbiamo trovare il sistema che sia applicabile, che sia sostenibile dal punto di vista economico, che sia sostenibile dal punto di vista delle capacità professionali e che fornisca un risultato affidabile, utilizzabile. Non è così banale, è una bella sfida e già su questa io credo che abbiamo il nostro da fare, insomma. Grazie alla dottoressa Dagli per la precisazione sui ruoli. Altri interventi, altri contributi, domande? Prego. Abbiamo visto che lavorando, cioè noi
si possono trovare in tanti lavori scritti, scientifici, in cui sono state fatte queste comunque lavori di intercalibrazione con più strumenti per cercare di vedere quelle che sono le differenze, quindi comunque qualche differenza ovviamente c'è, è indubbio, però cerchiamo appunto di arrivare a standardizzare il più possibile anche le metodologie che ci sono tutto intorno, insomma. Non so se sono stata chiara. Altri interventi? Allora io dov'è? Ah, chiedo scusa, prego. No, ero impallato dal. Volevo solo, non è stata risposta una parte della domanda del professore, cioè fino a che punto vale la pena considerare di affrontare una spesa abbastanza elevata nel corso della strumentazione, cioè se le prestazioni giustificano la spesa nei confronti, diciamo, di un densimetro, di un cilindro dove c'è solo l'errore magari umano nella lettura. Sì, è interessante questa cosa, infatti dovevo rispondere poi dopo. Devo dire la verità che diciamo così, potremmo fare una correlazione inversa, no? Più costa lo strumento, meno necessità di intervenire all'operatore, e quindi tendenzialmente ti fa tutto lo strumento. Viceversa, tu puoi utilizzare il metodo, il cilindro, però devi sapere che cosa stai facendo, e quindi devi avere una preparazione e un'esperienza in grado di definire la cosa, perché ricordiamoci che il principio che utilizzano gli strumenti poi è elaborato eccetera eccetera, però è sempre di una particella in un liquido che cade. Questo è costante in tutti. Cioè il sedigrafo ti scuote la cella e te la legge con i raggi X in modo tale da abbreviare il tempo. Il diffrattometro laser usa la legge della diffrattometria, ma è sempre alla fine, tutti parlano, tutti sono riconducibili alla legge che una particella messa in un liquido quanto tempo impiega per scendere, ok? Detto questo, è importante che se te lo fai da solo in casa, l'operatore che lo fa deve essere capace di farlo, quindi la preparazione dell'operatore deve essere adeguata. Dopo, come sempre, il bianco e il nero fanno fatica a esserci nel mondo reale, no? Per cui tendenzialmente il compromesso è sempre la soluzione migliore. Però devo dire la verità che noi abbiamo avuto a livello di... dove io non mi sono soffermato, perché non voglio stare a dire questo laboratorio è andato peggio di un altro... Però noi abbiamo avuto delle risposte negative, cioè insoddisfacenti, scusatemi, da laboratori che utilizzavano anche strumenti super costosi, perché fondamentalmente comunque c'è una fase di pretrattamento da cui non si può prescindere, no? Cioè, per riallacciarmi anche alla provocazione metodologica del campionamento, è perfettamente è un problema serio quello del campionamento. È anche vero che fondamentalmente nessuno fa formazione a chi va a campionare, cioè occorre la formazione, no? Occorre la capacità e l'esperienza. Per me, poi, che sono un geologo marino abituato a mettere la mano nel fango, cioè è importantissimo il campionamento, e tendenzialmente è una cosa veramente che
la fai con la preparazione, la metodologia e l'esperienza, questa cosa. Però ecco, andando sul costo, mi sento di fare questa semplificazione che però può dare un orientamento, cioè più costa lo strumento, meno intervieni te come operatore e viceversa. Una cosa sola volevo aggiungere a questo, diciamo, al discorso scelta strumento rispetto all'operatore, forse andrebbe anche considerato, diciamo, proprio il numero analitico in cui vi trovate a lavorare, perché è il motivo poi per cui quando furono fatte le metodiche del famoso libro ITRAM fu messa, diciamo, l'analisi del fine come opzionale, perché comunque nel monitoraggio si andava a prendere un campione ogni, non mi ricordo quanti, 1000 chilometri, quindi se era per un campione da fare ogni magari 6 mesi o quello che sia, devo andare a spendere 100.000 euro, magari formo bene una persona in grado di fare veramente un benzino per quello che sia e ottengo più o meno, diciamo, è un qualcosa che va, diciamo, poi nell'economia dell'attività. Chiaramente se uno immagina di lavoro, diciamo, di fare, non so, 2, 3, 4 mila campioni l'anno con, diciamo, una continuità, a quel punto per te diventa una qualità di lavoro più elevata, perché comunque, diciamo, ottimizzi il tuo tempo, perché comunque è uno strumento, diciamo, più performante, e dall'altra parte però, diciamo, tra virgolette, investi questo denaro in altre cose. Se chiaramente devo fare un campione l'anno, spendere 100.000 euro, mi rendo conto che sono delle cose proponibili. Costo e beneficio. Bene. Io concluderei solo alcune parole proprio come considerazione finale, ripartendo dall'intervento che ha fatto la dottoressa Davi quando ha parlato di qual è il nostro ruolo e qual è il ruolo degli altri. E tra il nostro ruolo c'è anche la responsabilità. Quindi questo esercizio di intercalibrazione nel quadro della collaborazione, quindi del coinvolgimento di tutti i soggetti, perché qui abbiamo avuto appunto il sistema con l'ISPRA e le agenzie, abbiamo avuto il mondo della ricerca con l'università e il CNR, abbiamo avuto i privati, quindi altri soggetti con portatori di altri interessi chiaramente, e mi sembra che il metodo con cui si è proceduto, come dire, poi ciascuno ne ricava diciamo il dato secondo il proprio ruolo, la propria competenza, e per noi che abbiamo questo in più, questo aspetto di responsabilità sul dato, chiaramente trovarci e poter discutere e sperimentare rispetto a questo è un passaggio assolutamente fondamentale. Quindi io conclusione di questa prima parte, ritengo che uno, mi complimento con chi ha organizzato sia la parte di intercalibrazione, in particolare ha organizzato questo workshop. Spero che questa qui, anzi lo rilancio, sia una prima puntata di una serie di momenti in cui quello che stiamo producendo come sistema nazionale, e quindi linee guida, manuali, indicazioni eccetera, possa via via essere discusso con queste modalità. Quindi sempre con un contatto con il mondo della ricerca, eccetera, però poi sapendo qual è il nostro ruolo, e il nostro ruolo che ce lo dà la norma, come diceva giustamente Rossella. Una piccola precisazione rispetto alla formazione, ci stiamo dando da fare, quindi Gabriele, su questo il sistema sta cercando di dare le risposte in ambito di strategia marina in tanti ambiti. Arriveremo anche su questo, però era importante partire da qui, dai sedimenti marini, alla parte fisica dei sedimenti marini, che come abbiamo visto, come dire, è sempre stata un po' considerata come la parte B, diciamo, delle valutazioni, mentre costituisce la matrice su cui si poggia tutto il resto, su cui poi si poggia la chimica, su cui si poggia la biologia, su cui si poggia
svolgono il resto degli elementi che consentono di fare quelle valutazioni che poi noi possiamo riportare ai decisori, a chi altro, mettendoci sopra anche il carico di responsabilità. Quindi io vi ringrazio per questa prima parte, adesso alle 14 viene ripreso il workshop, quindi poi lascerò la parola alla dottoressa Romano.